Amici di Medical Excellence, bentrovati. Comincio un nuovo appuntamento con Prima Pagina Salute. Bentrovata anche a te, Michela. Grazie Alessandro e bentrovati a tutti i nostri telespettatori. Cominciamo subito parlando di un'inaugurazione che si è svolta a Troina, dove è stata inaugurata una sede dell'Avis. La cerimonia è iniziata con il saluto del Presidente, stiamo vedendo anche delle immagini del Presidente Silvestro Allegra, che ha ricordato le tappe che hanno caratterizzato il percorso storico dell'associazione, diversi protagonisti che hanno reso possibile la realizzazione della sede. Poi si sono susseguiti gli interventi del Direttore Sanitario dell'Avis, Giuseppe Santoro, del Sindaco di Troina, Fabio Venezia, del Dottor Mario Lombardo, Direttore del Centro di Medicina Trasfusionale del Cannizzaro di Catania, Salvatore Mandarà, Presidente Regionale dell'Avis, e il segretario nazionale dell'Avis Domenico Alfonso. Veramente numerosa la partecipazione di pubblico alla cerimonia inaugurale. La nuova sede si compone di una sala prelievi, una sala visita, un'area ristoro, una sala per le riunioni, necessari servizi igienici ed è molto funzionale e accogliente. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni studenti del Maiorana di Troina. Il direttore generale dell'ASP di Enna, Giovanna Fidelio, ha fatto pervenire i suoi saluti con l'auspicio che questa iniziativa contribuisca ad una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla donazione del sangue. I locali della sede sono stati messi a disposizione dal Comune di Troina, come del resto anche una parte dei finanziamenti necessari alla ristrutturazione. Dagli interventi è emersa la volontà collegiale di amministrazione comunale Avis di rafforzare la collaborazione e utilizzare al massimo la nuova sede anche per campagne di prevenzione sulla salute pubblica. Abbiamo visto le immagini, adesso andiamoci ad ascoltare le interviste di riferimento. Siamo orgogliosi di essere arrivati a questo grandissimo obiettivo. In questo modo, con questa sede fissa, i troinesi possono manifestare ampiamente la loro generosità. Troina già di per sé, come sede Avis provinciale, è arrivato fra i primi classificati. Noi facciamo circa 500 donazioni l'anno e abbiamo avuto come riferimento l'autemoteca. Da questo momento ci sono le premesse per aumentare notevolmente l'incremento delle donazioni di sangue e sicuramente possiamo fare anche un'altra azione, che è quella di prevenzione nei riguardi dei nostri generosi avisini. Questo è il nostro obiettivo. In questa realizzazione ringraziamo la sinergia del direttivo dell'Avis di Troina assieme alla splendida amministrazione che ci ha fornito questa bellissima opportunità. Buon lavoro a tutti. Oramai un altro grande tassello si aggiunge a quella che è il nostro grande puzzle, ma la nostra grande famiglia avisina, con il centro di raccolta dell'Avis di Troina, che sarà accreditato oramai per quello che vedo, per la struttura che è eccellente sotto il profilo dell'accoglienza, ma è molto bella ed è molto strutturata sotto il profilo sanitario, quindi non può che non essere accreditata ed inserita in quello che è anche il percorso che noi abbiamo creato, quello dell'accreditamento con la copertura di tutto il territorio regionale, con unità di raccolta fissa che consentano a tutti i soci donatori non soltanto di poter fare la donazione, ma di poter avviare anche quelli che sono processi di prevenzione, che ritengo che siano fondamentalmente importanti. È ovvio che dietro di questo ci sono uomini, donne e istituzioni che sono riuscite a creare questo grande momento, ma questa grande struttura. Un pensiero particolare, un ringraziamento particolare non soltanto va al suo presidente e a tutto il suo staff, che è stato veramente energico, audace, tenace nel raggiungere questo obiettivo. Il presidente Allegra oramai ci mette la passione, gli stimoli, i valori che sono fondamentali, ma si è attorniato di gente che ha creduto realmente in questo grande progetto, sostenuto da un grande sindaco, da una grande istituzione, da un uomo che ha voluto fortemente, dando il proprio locale, dando il proprio sostegno, dando il proprio anche contributo di natura economica per poter arrivare a questo grande percorso. Quindi pensate che dietro grandi cose non possono che non esserci grandi uomini che sostengono un'azione. Avis regionale non può essere che contenta, perché Troina oltretutto, con il proprio centro che andrà ad afferire presso gli ospedali del Catanese, va in un
un percorso dove non c'è l'autosufficienza, dove c'è la carenza di sangue e dove tantissimi bambini e tantissimi interventi chirurgici spesse volte si allontanano di qualche giorno, si protraggono di qualche giorno perché manca realmente il sangue. Le sacche di sangue della popolazione di Troina, dei troinesi, è importante, è fondamentale non soltanto a questo fattore di crescita e a questo accudimento di bisogni fondamentale, ma è anche importante per una crescita ulteriormente in un contesto dove culturalmente la fa da padrona e dove inserisce quegli stimoli necessari, quei valori fondamentali, importanti, impregnati di tanto volontariato e di tanta solidarietà che spesse volte manca nell'istituzione e dove a Troina se ne fa punto di riferimento. L'Avis è una delle associazioni di volontariato più importanti per la storia del volontariato troinese e da tanto tempo chiedeva di avere una sede decorosa e funzionale da poter utilizzare per la sua attività. Noi abbiamo fatto lo sforzo necessario che qualsiasi altra amministrazione doveva fare e oggi, grazie a questa sinergia, ad un impegno corale di tutti, siamo riusciti ad aprire la nuova sede che servirà all'Avis, incrementerà il numero di donatori e sarà un grande punto di riferimento per la comunità di Troina. E dopo aver sentito le interviste che ci sono arrivate da Troina, continuiamo la nostra trasmissione, Michela, con una notizia che arriva da Palermo. Sì, i benefici della comunicazione e continuità assistenziale per il paziente cardiologico, il ruolo positivo della comunicazione tra medici, infermieri, malati e loro caregiver durante la degenza ospedaliera e in particolare nel momento della dimissione. Questo è l'obiettivo del progetto Vicini al tuo cuore che sarà presentato nell'aula magna dell'azienda ospedaliera capofila dell'iniziativa Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, mercoledì 14 dicembre a partire dalle 9. Grazie ai progressi scientifici in ambito cardiologico, la mortalità intraospedaliera dei pazienti ricoverati per le principali patologie cardiache come infarto miocardico acuto o scompenso cardiaco nel corso degli anni si è ridotta, ma nel periodo immediatamente successivo a un ricovero per un evento cardiologico acuto la mortalità e le reospedalizzazioni restano invece ancora molto alte. Una delle cause principali di questo fenomeno è la scarsa aderenza dei pazienti ai trattamenti farmacologici assegnati e ai corretti stili di vita suggeriti, a volte anche per un'inadeguata comunicazione con il personale sanitario. Alla giornata di lavori realizzata nell'ambito dei progetti obiettivo del Piano Sanitario Nazionale interverranno numerosi rappresentanti del mondo istituzionale e medico. Il progetto vede il coinvolgimento di tutta la cardiologia siciliana, l'ASP di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Arnas Garibaldi, Papardo, Cannizzaro, Policlinico Vittorio Emanuele, Arnas Civico, Policlinico Giaccone, Policlinico Martino, Ismet, Fondazione Giglio di Cefalù, Buccheri, La Ferla, Bonino Puleio Piemonte, nonché la consulta regionale della sanità. Andiamo avanti proponendovi il terzo degli spot che vi abbiamo proposto in questi giorni dedicati alla campagna Marco Sacchi, una campagna dedicata a un giornalista recentemente scomparso per ovviamente il vaccino contro l'influenza. Spot in cui abbiamo visto due attori siciliani molto, molto bravi e simpatici che sono Sergio Vespertino e Aurora Quattrocchi, tra l'altro Annina e Saro nell'ultimo film di Piff. Andiamo a vedere l'ultimo degli spot che peraltro, vi ricordo, vanno in onda all'interno del nostro palinsesto giornalmente. Che mi sento ma? Manca il pavo! Ammazzavo! Piglialo! La manina davanti alla bocca! Un te l'ha insegnato Tomante, no? Vai già sì, a due che sì! Che tanto, con me non attacca! Perché mi ho fatto il vaccino! Se bombeo il vaccino! Ma faccio pure io, pure un richiamo mi faccio.
possibile acquistare i farmaci online e vederli recapitare direttamente a casa. Come? Scopriamolo insieme. Vi presento Francesca. Come per tante mamme, andare in farmacia è un problema. Ma da oggi non deve più esserlo. Ordinare è semplice. Inserisci l'indirizzo di casa per trovare le farmacie più vicine. Dopo aver selezionato la farmacia di fiducia, riempi il carrello con i prodotti desiderati e completa l'ordine. PharmaTrack rende l'acquisto più facile, rapido e sicuro. Entro un'ora dal completamento dell'ordine, riceverai la consegna comodamente a casa, scegliendo di pagare con carta o in contanti. Da adesso, concentrati su cose più importanti che andare in farmacia. PharmaTrack, la farmacia a casa tua. Ed è arrivato il momento delle news e delle curiosità, anche quest'oggi, Medical News. Non c'è nessuna correlazione tra intolleranze alimentari e l'obesità e le diete dimagranti che si basano sulle intolleranze sono tutte una bufala, lo chiarisce la Società Italiana di Diabetologia, che di fronte al dilagare di diete pseudoscientifiche e insieme a numerose altre società scientifiche tende a smascherare i ciarlatani delle diete per proteggere i cittadini. Non esiste quindi alcun legame tra eventuali allergie alimentari e sovrappeso. Non esistono prove scientifiche in grado di validare gli strumenti di diagnosi spesso utilizzati per sostenere il nesso tra intolleranze e obesità. Tra le metodologie diagnostiche, come ad esempio il dosaggio degli anticorpi IgG4, alimento specifici, non sono infatti riconosciute dalla letteratura scientifica. La positività di questo test non indica infatti una condizione di allergia o intolleranza alimentare, ma una semplice risposta fisiologica del sistema immunitario all'esposizione ai componenti presenti negli alimenti. Nel mirino degli esperti anche alcuni test quali quelli elettrodermici, la variazione della frequenza cardiaca, l'iridologia, solo per citarne alcuni che non solo non sono specifici per la diagnosi di allergia e intolleranza alimentare, ma neppure per altri scopi diagnostici. Per contrastare il sovrappeso c'è un solo modo: incrementare l'attività fisica e ridurre la quantità di calorie assunte con la dieta. La composizione in macronutrienti della dieta ha un minore impatto sul calo ponderale, ma è fondamentale per l'adesione nel lungo termine e tra l'altro contribuisce a rendere più salutare il modello alimentare. Cambiamo notizie e parliamo del ritmo, il ritmo musicale, che vede una correlazione con l'ormone dell'umore, che è proprio, o meglio dell'amore, che è l'ossitocina. Battere le mani a tempo durante una canzone o ballare a ritmo insieme al partner potrebbe essere merito non solo di talento ed esercizio, ma anche degli ormoni. L'ossitocina, infatti, noto come il neuropeptide dell'altruismo e dell'amore, ha anche il potere di renderci più sincronizzati, così facendo migliora le nostre relazioni sociali. Le persone tendono a sincronizzare spontaneamente i propri comportamenti in contesti sociali, ad esempio camminando a tempo. Questo ha dimostrato essere in grado di promuovere un comportamento prosociale, come la cooperazione e la fiducia. Per indagare il ruolo degli ormoni in tutto questo, i ricercatori danesi hanno misurato gli effetti di un aumento dei livelli di ossitocina su 50 coppie e hanno verificato attraverso un metronomo computerizzato che i membri delle coppie che avevano ricevuto ossitocina, avendo maggiore probabilità di essere sincronizzati nel tippettare al ritmo di musica. Secondo gli autori dello studio, i risultati mostrano che il noto effetto sociale dell'ossitocina può essere dovuto al fatto che aiuta ad essere in sincronia e a prevedere il comportamento dell'altro, aspetto ritenuto essenziale per un'interazione sociale di successo. E per oggi è tutto. Siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento con Prima Pagina Salute, però prima, Michela, dobbiamo lanciare un altro servizio, più che altro un altro speciale. Sì, uno speciale. Potreste ricordare, abbiamo iniziato un po' di tempo fa a curare una rubrica che si chiama Salute e Ambiente, a cura del dottor Mario Lazzaro. Stavolta parliamo del PM, il particolato atmosferico, in generale le polveri, che non sono solo quelle sui mobili, ma scopriremo che cosa sono. Vediamo insieme il servizio. L'argomento che affrontiamo oggi è quello delle polveri, non solo le polveri che stanno sui mobili di casa. Con la sigla PM vogliamo riferirci al particolato atmosferico.
Si tratta di un insieme di particelle solide e liquide che rimangono praticamente sospese nell'aria, tanto sono piccine. La sigla PM10 identifica delle particelle piccolissime, microscopiche, il cui diametro equivale ad una sferetta della grandezza uguale o inferiore a 10 millesimi di un millimetro. Ed esistono anche particelle molto più piccine, le cosiddette PM2,5. Quando ci si informa su questo argomento, può capitare di incontrare l'acronimo PTS, significa polveri totali sospese. Le polveri sono costituite da svariati elementi miscelati tra loro: carbonio, ferro, rame, piombo, nichel, cadmio, nitrati, solfati, altri composti organici, per esempio idrocarburi o acidi organici, e anche molte particelle allo stato liquido. Il particolato può avere origine naturale, pensate alle emissioni vulcaniche, alla polvere sollevata dal vento, o antropica, legata, ricordiamolo, alle attività dell'uomo. Le singole particelle poi possono essere molto diverse tra loro per dimensione, per forma e per composizione chimica, e anche gli effetti eventualmente patogeni risentono di questa composizione. Fanno parte delle polveri sospese anche il materiale organico disperso dai vegetali, i pollini, dei fiori, i frammenti delle piante, e materiale inorganico prodotto da agenti naturali come il vento e la pioggia, e ancora l'erosione del suolo o delle costruzioni edili abitative di altra natura. Nelle aree urbane il materiale particolato può avere origine dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare quelle legate ai motori a ciclo diesel, e anche da lavorazioni industriali, ad esempio cantieri edili, fonderie, cementifici, dall'usura dell'asfalto, dall'usura dei pneumatici, dei freni, delle frizioni dei veicoli. Il periodo di tempo in cui le particelle rimangono sospese varia a seconda delle dimensioni, da alcuni secondi a pochi giorni. In effetti, tutte le PTS potenzialmente possono produrre effetti dannosi per la salute umana. E tuttavia, le particelle con diametro più grande, si fa per dire, si fermano nelle vie respiratorie più alte, producono effetti sì patologici, ma diciamo più limitati e locali. Le particelle davvero piccine possono invece raggiungere la trachea, i bronchi e superare questo livello e raggiungere gli alveoli polmonari, la parte più profonda dell'apparato respiratorio. Queste PTS più piccole possono produrre malattie sistemiche, che cioè finiranno per interessare e portare effetti negativi su tutto l'organismo. Queste particelle, che abbiamo detto essere veramente le più piccole, sono in grado dunque di raggiungere le parti più profonde dei polmoni. Esse possono provocare aggravamenti di malattie già esistenti, ad esempio l'asma, oppure possono provocare effetti tossici diretti sull'apparato respiratorio. Nel caso di sostanze cancerogene, evidentemente possono provocare dei tumori a carico di quest'organo. La qualità dell'aria negli ultimi 20 anni è migliorata, sia grazie a degli interventi strutturali, pensate ad esempio all'introduzione del metano, che di fatto va sostituendo progressivamente alcuni altri combustibili che potrebbero essere definiti più inquinanti da questo punto di vista. È senz'altro vero che l'aria di oggi quindi è meno inquinata di quella che abbiamo respirato decenni fa, ma ancora non basta. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità pensa che l'obiettivo sia ridurre ancora del 30-40% i valori limite attuali. Alcune misure che possono risultare efficaci sono ad esempio arieggiare le case che abitiamo nelle prime ore della mattina, quando la concentrazione del PM10 è più bassa, ed anche una corretta manutenzione degli infissi, le sigillature adeguate degli interstizi o la sostituzione degli infissi obsoleti o fatiscenti. L'utilizzo anche dei purificatori d'aria sono dei ventilatori capaci di filtrare e di restituire dell'aria praticamente ripulita. Controllare anche periodicamente il FAP della vostra automobile, il cosiddetto filtro antiparticolato. Tutte le vetture moderne ne sono dotate.
E adesso sì, siamo davvero in conclusione di questo appuntamento con Prima Pagina Salute. Prima di chiudere però so che Michela Italia vuole ricordare sempre qualcosa. Sembra come se fosse una cosa mia, ma in realtà lo facciamo perché avendo cambiato canale, alcuni ancora non lo sanno, il nostro canale adesso è l'86 e potete comunque seguirci anche attraverso il nostro portale web medicalexcellence.tv o scriverci una mail a redazione@medextv.it o attraverso i nostri canali social. Abbiamo detto davvero tutto, l'appuntamento con Prima Pagina Salute è fissato per domani, non mi rimane che augurarvi buon proseguimento con i programmi di Medical Excellence TV.